Siamo qua a Desio, è una festa del genere dei bambini. L'abbiamo fatta a proposito per fargli ricordare la nostra tradizione per il gennaione quello grande, a scacciare il freddo, per fargli vedere i bambini e mantenere la tradizione. È inventata sempre da Flaminio Beretta, che ho saputo che stamattina si è messo il vestito della festa per venire ad accogliere il Gennaro Baby. Questo è stato inventato 5 anni fa in occasione dell'arrivo di Canale 5. I ragazzi che si sono proposti a fare questo sono da encomiare tutti, perché sono fantastici e adesso vogliono passare il Gennaro Grande. Non lo so l'anno prossimo dove vogliono arrivare, perché più che il Gennaro Baby è un grande Gennaro secondo me. Voglio ricordare che abbiamo molti giovani che ci danno una mano e voglio ricordarli che sono bravi ragazzi. Hanno un orgoglio e lo fanno ben volentieri per il paese di Ardesio e spontaneamente per noi, per il nostro paese, e sono molto contenti. Quest'anno il Gennaro rappresenta il drago di San Giorgio, come si può vedere anche sulla chiesa ci sono tutti i draghi, e allora quest'anno ha tentato di scappare col drago. L'inverno vuole scappare col drago, ma come sempre questa cosa non lo riesce a fare, perché i ragazzi, i bambini lo prendono e lo portano a rogo, questo per sfatare un po' l'inverno e scacciare la brutta stagione per far crescere l'erba e il mais per fare la polenta. Poi voglio ricordare che giovedì ci sarà poi il convegno al mattino con le scuole, con il professor Mocchi, che ormai è diventato uno della Proloco, e farà questo convegno collegato con tutte le scuole dell'arco alpino, dove fanno anche loro questa manifestazione un po' diversa, però saranno collegati via internet, e alla sera la tradizionale scacciata con la presenza del gruppo Surzu, non so se riesco bene a dirlo, dalla Sardegna, un bel gruppo che anche loro hanno una tradizione antica e si collegano bene con la nostra festa. Invito quindi tutti giovedì sera a partecipare numerosi, perché sarà un modo di sfogarsi nonostante i problemi che stiamo incorrendo.